Non so perché quando parte Inside viene voglia di fare oh. Oggi mi è uscito lungo, cioè proprio oh. E sarà il vino bianco oh. Signore e signori, la direzione di Peter Pan vi prega di alzare a palla, grazie! Ho toppato pure l'intro. Da quando vado a pranzo con Max il sabato, guarda, toppo tutto qui. Mannaggia! Eccoci qui, ciao a tutti, buon sabato, buon weekend, 12 dicembre, riparte anche oggi la super puntata della storia della dance. Il sabato su Peter Pan dalle 3 alle 4 di pomeriggio e poi la domenica in replica dalle 2 alle 3 al microfono Dino Brown. Come state? Belli, un abbraccio a un metro di distanza a tutti. C'è anche il DJ Maxwell che mi guarda come un coniglio di fronte agli abbaglianti. Ciao Maxwell, come stai? Senti, ma hai fatto un regalino? Hai pensato a qualcosa? Un cadeau? Fammi una roba, dai, tipo anche un braccialetto di Pandora, capito? Una roba del genere. Guarda che quest'anno, Maxwell, dato che abbiamo cominciato la nostra liaison, come direbbero i francesi, voglio il regalo, mi raccomando, fammi una roba bella, anche un cofanetto delle più grandi hit tue a 160 bpm, capito? Una roba del genere. Va bene, iniziamo subito con un disco che non è natalizio, però ha un po' quell'atmosfera che lo ricorda. DJ Dado, Michelle Wicks, Forever. La storia della dance, la storia della dance, la storia della dance, la storia della dance. Radio Peter Pan.
mia, ogni volta mi sciolgo, è sempre lo stesso effetto. Robert Miles con One and One, prima c'era DJ Dado con Forever. Si è aperta così la puntata del weekend, 12 dicembre, sei su Peter Pan, la radio più energica d'Italia. Sarebbe bello scoprire, dato che One and One arrivò al numero uno della classifica italiana, quali erano i 10 dischi più venduti esattamente 24 anni fa, cioè il 12 dicembre del 1996. Le scopriamo tutte queste canzoni grazie alla Top of the Chart. Top of the Chart. Al numero 10 c'era Raf by Picotto con Ocean Whispers. Uno dei pezzi cardine della Mediterranean Progressive, Ocean Whisper, in decima posizione, al 9, DJ Dado, Revenge. Revenge. Mamma mia, ho la pelle d'oca dappertutto. Al numero 9 c'era DJ Dado con Revenge. All'8, Boy George, Love is Living. In ottava posizione c'era Boy George, grandissimo artista poliedrico che ha sfornato questo capolavoro. Vi ricordo, stiamo parlando dei 10 dischi più venduti in Italia esattamente 24 anni fa, 12 dicembre del 1996. Al numero 7 c'era un mio carissimo amico Mario Più con Dedicated. Pensate voi in Italia quali erano i dischi più venduti, cioè c'era un sacco di Progressive Dream, e meno male aggiungerei. Al numero 6 Jamiroquai con a Cosmic Girl. JK, Jamiroquai con a Cosmic Girl in sesta posizione, al 5 Lucio Dalla, Canzone. Canzone, cercala se puoi. Stiamo ascoltando quali erano i 10 dischi più venduti nel nostro paese esattamente 24 anni fa, come ho già detto, 12 dicembre 1996, numero 4, Alexia, Number One. I wanna be a number one. Uno dei dischi più belli di Alexia, Number One, al numero 4 della classifica italiana, altre datura, Voodoo Believe. La voce era quella di Danny Losito, i datura Voodoo Believe erano in terza posizione, come ho già detto all'inizio. Al numero uno c'era Robert Miles con One and One e in seconda posizione gli Underworld con Bon Sleep. Top of the Chart.
un altro capolavoro del 1996, Unworld con Born Sleepy. C'è tutta l'energia della storia della dance e ci puoi ascoltare ogni sabato dalle 3 alle 4 di pomeriggio in replica, la domenica dalle 2 alle 3. Vi ricordo anche in podcast, potete scaricare la puntata, quindi www.peterpan.it, sezione podcast, ovviamente cercate la storia della dance. Trainspotting, a qualcuno è venuto in mente, in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90. Ci sentiamo il finale, Maxwell, tu che sei, come dire, un filmografo, se così ti possiamo definire, mi rimetti la fine di Trainspotting, che è meravigliosa. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole l'elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. La storia della dance. Grande successo dei Network, 1994, ammazza, oggi siamo belli carichi. Qualcuno scrive che è meglio del Viagra la storia della dance. Beh, non lo so, perché io non l'ho mai provato, giuro, mai provato Viagra. Probabilmente Maxwell, lui, mi sa che con quella faccia lì, ogni tanto ti vedo un po' con dei riflessi blu, in modo particolare sul naso, quindi secondo me qualche cosa lo combini. Attenzione, perché vi abbiamo registrato, ci dicono che in tanti sono in macchina e se la sono cantata Passion dei Nestor. Senti un po' qua cosa avete combinato, va. Senti questo. Ma non è Forever, è Passion. Cos'è che ha detto? È alla Wesh. No, I need the passion. Dai, ce la facciamo, su, dai. Senti questo. Ma non è Os Ready, ma cos'è? È inglese, è inglese scolastico questo. Ma nemmeno. I lost my side. Cioè l'ha fatta. Va bene. Questo mi è piaciuto, perché poi insomma. Senti questo. Ecco. Oddio, ma almeno una parola, dai. Dai, cioè, è finito così. Ecco. Oh, mi stai. Cos'è? Non si è capito. Ma quando non sapete le parole, poi la buttate in... Vabbè, direi una chiavica anche oggi, ma va bene così. Un applauso a voi che vi divertite, proprio trapela. Non cercate il dispositivo che abbiamo messo nelle vostre macchine, tanto non lo trovate. Una notte Maxwell è partito ad andare a mettere dispositivi che vi registrano nelle macchine. Insomma, abbiamo rischiato la denuncia penale, ma ci siamo divertiti.
didn't say. Con quel volume c'è la storia della dance. C'è la storia della dance. On Radio Peter Pan. Jack, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the clue that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Every day I'm shuffling. Fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to sound. Non so se potete notare, ma da come parlo anch'io in questo momento sto facendo lo shuffling come facevano gli Ellen Fowl nel video di Party Rock and Team. Basta, perché ho una certa età, mamma mia, mi è venuto pure il fiatone. Grande hit anche questa, vabbè, come d'altronde tutte quelle che passiamo in questo programma che non a caso si chiama La Storia della Dance. Tra poco torniamo, state con noi. La Storia della Dance. Know that
con quel volume. C'è la storia della dance. C'è la storia della dance. On Radio Peter Pan. Di Milo, Drop the Pressure, meglio conosciuto come, te lo dico quando torni da Brescia. Prima c'era Spiller con la voce di Sophie Alex Baxter con Groove Jet. Si apre così la seconda mezz'ora della storia della dance. Il weekend su Peter Pan con Dino Brown e DJ Maxwell. Sabato dalle 3 alle 4 di pomeriggio, domenica dalle 2 alle 3. Qualcuno segnala giustamente che questo è disco gatto, perché ci sono un sacco di gatti nei dischi, in modo particolare in quelli vecchi. Fa un po' sentire, cioè se gli metti il gatto quando la signorina fa gatto, cioè lì dice proprio chiaramente gatto, eh. Eh sì, eh? Senti quanti gatti che ci sono in Drop the Pressure. Oh, appena ho detto senti quanti gatti, c'è un altro gatto. Scusate, io mi ricordo che a un certo punto fa gatto beat. Sentite il tripudio di gatti qui, eh? Che bello disco gatto. Occhio è qui! Gagga gagga gatto beat! Giustamente! Ma che cazzata! La scorsa settimana abbiamo verificato che anche il disco dei Systematic aveva il gatto in mezzo! You got to keep on music! I got the music! I Got The Music, che tradotto sarebbe un gatto musicale. Anche l'altro disco dei Systematic, Love Is The Answer, aveva chiaramente il gatto in mezzo, eh? We've got to live together. Io e il tuo gatto viviamo insieme. Sì, perché poi, cioè, ogni disco, come dire, ha la sua traduzione, eh? Uno dei più famosi rivale di Corti e la medica, Move Your Body, Gatto Move Your Body. Move your body, got
gatto, move your body. Disco gatto. Attenzione, perché non solo nella musica dance ci sono i gatti. Ad esempio nella pop Tina Turner cantava What's Love Gatto Do Gatto 2. Capito? Scusa Maxwell, no, te l'ho già detto l'altra volta. Quando dice gatto 2, dovresti mettere due gatti, perché è gatto 2, gatto 2. Dai, su, impegniamoci ragazzi, dai, che ci ascolta il direttore. Gatto 2, giustamente, ci stava il gatto 2. Che cazzo. Anche i Five cantavano E you got the feeling, ovvero il tuo gatto ha un sentimento. Pensate che Max si fa pure il culo a mettere sta roba, capito? No, vabbè. La storia della dance. Della dance, c'è la storia della dance, c'è la storia della dance. Radio Peter Pan. Come on.
che goduria. Quanto vorrei essere in questo momento sdraiato su un'amaca con in mano un batik, magari in qualche isola tropicale, dimenticare tutto sto casino, sto lockdown. Ci lasciamo tutto alle spalle, che meraviglia. Addormentarsi in questo momento, risvegliarsi tra 6 mesi, quando ci sarà il vaccino, tutti saremo guariti, si potrà girare, prendere un aereo, vabbè. Sono andato a star bene con questo super disco di Bob Marley, Goes Around Comes Around, o meglio What Goes Around Comes Around, disco tra l'altro che fu ripreso da Alex Natale, che lo portò al successo, e la storia dietro questo pezzo è meravigliosa. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistare il grande Alex. Sentite un po' cosa vi ha detto. Racconta un po' la storia di What Goes Around Comes Around, perché qualcuno, sai, adesso vanno di moda i bootleg, uno dice vabbè, prendo la voce di Bob Marley, ci faccio il disco. In realtà com'è andata? Un giorno, tramite il mio manager per il mondo, Francesco Sanavio, che poi saluto, sì, e magari dopo lo chiamiamo, se certo. È matto, questo è veramente fortissimo. Mi chiami, fa, ti passo al telefono, erano a New York, ti passo Rita Marley, la moglie di Bob Marley. E tu no, giustamente, come lui, scherzavamo sempre, gli ho detto sì, vabbè, ciao, io vado sul telefono. Ah sì? Mi richiami, fa, fai serio, che so che costa 10.000 lire al secondo, che c'erano ancora forse le lire, mi sembra. Fa, no, te la passo, te la passo. Allora ho pensato che fosse vero. Lei in inglese mi dice: ho sentito tanto parlare di te, che magari secondo me è una cazzata, che questa vive in Giamaica, che cazzo. Eh certo, pensavi a una super cazzo, no, la tua. No, ma ho capito che non era uno scherzo, perché poi Francesco gli aveva parlato di me, le produzioni, poi all'epoca non c'era internet, però lei si era informata, eccetera. Mi fa: io ho 6 a cappelle che mi piacerebbe che tu queste voci me le trasformassi in musica. Mamma mia. Un grande applauso, meraviglioso, Alex Natale, uno dei più grandi DJ producer degli anni 90. Vi ricordo, guardate, o meglio riguardate, tutte le interviste della Storia della Dance sul nostro canale YouTube. La Storia della Dance. Invernale, bello natalizio, mi ha messo Vamos alla Playa. Io non so più come fare. Miranda dall'estate del 2000, anche questa bella da cantare. Insomma, quante estate abbiamo passato a cantare Vamos alla Playa, a me me gusta bailar, e Ritmo della Noche bailando fiesta. Queste sono le parole, anche se mi dicono che sono arrivati un sacco di messaggi vocali, e a quanto pare le parole di Miranda non sono poi così giuste. A me gusta bailar, baila. Ritmo della Noche. Ma non è Zanzo, non è Samson, quelli dei gelati. Ma non è Zanzon.
ecco. No, 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 no. Vedi, ecco, poi, poi dopo non si capiva più, dai. A me questa è brava. E il ritmo della noce, sasso, siesta. Ma non è sasso, siesta. A me me gusta sasso, ma no, sasso. Il ritmo della noce, sasso, siesta. Ma non è sasso, non... ma no. Oh. Let's go, let's save the fire. Niente, qua è la cannabis, let's sicuramente. Let's save the fight. Light the saving the fight. Vabbè, metti l'ultimo, poi ce l'andiamo, va. Questa è brava, ve lo sento. Oh. Zanzon. Questa però è un po' paracula, senti che sta dietro. Perché così si mischia con la canzone originale, ma giustamente. Va bene, dai, facciamo un applauso, siete stati bravi, devo dire la verità. Uno dice, ma come si mandano i messaggi vocali? No, tranquilli, non dovete far niente. Voi, come dire, cantate le canzoni che passano su Peter Pan e la storia della Dance. Poi, se avete fortuna, vi risentite qui dentro. Ma è meraviglioso. Scusa, Max, me lo metti un disco? È il 12 dicembre. Un disco invernale, natalizio, che ricorda. Dai, cominciamo a fare un po' l'atmosfera. No, no, non Summer. Cosa c'entra Summer di Calvin Harris? Niente, oggi è così, 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 così. Calvin Harris è adattissimo a questo clima e soprattutto, insomma, a dicembre, Summer, quello che va a chiudere questa super puntata della storia della dance. Grazie a tutti quelli che ci hanno sentito in diretta il sabato dalle 3 alle 4, grazie a chi ha ascoltato la replica di domenica, grazie a tutti quelli che ci hanno scaricato in podcast dal sito peterpan.it. Ci risentiamo il prossimo weekend. Ciao a tutti! La storia della dance